Questa mattina ha riaperto ufficialmente al culto la chiesa di Santa Maria del Purgatorio, conosciuta anche come chiesa madre del civico cimitero di Pozzuoli, oggetto dei lavori di restauro inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche relativo al periodo 2009-2011 ed approvati con delibera numero 65 del 1 giugno 2009. La chiesa fu realizzata dall'architetto Camillo Ranieri, inaugurata dal vescovo Raffaele Purpo il 6 agosto 1843 e consacrata il 30 ottobre del 1850. Abbiamo restituito l'opera nella sua integrità architettonica e funzionale, ha spiegato l'assessore ai lavori cimiteriali e vice sindaco Mario Marradino, grazie ad un lavoro meticoloso e accurato compiuto dalla ditta che ha seguito i lavori. E finalmente ci siamo. Stamattina con grande orgoglio siamo riusciti attraverso il vescovo a ridare alla città di Pozzuoli il nuovo tempio del cimitero. Ha detto bene il sindaco, stiamo mettendo tassello dopo tassello, ovunque manca il tassello lo stiamo mettendo. Questo è un altro tassello che mancava alla città e che, ringraziando Dio, ridiamo di nuovo al culto dei cittadini. Gli interventi della durata complessiva di un anno sono stati resi necessari a causa di danni provocati da eventi bellici e sismici ed hanno riguardato in particolare il soffitto danneggiato durante i bombardamenti del 1944, la pavimentazione sostituita con posa di pietra naturale, gli intonaci interni completamente riattinati con colori a calce ed ossidi naturali. Gli intonaci esterni con particolare cura per le cornici, le lesene e tutti gli elementi architettonici presenti. L'architrave del frontone del pronao che aveva mostrato in precedenza segni di cedimento. Ed è nel giorno dedicato ai ricordi dei cari estinti che la chiesa torna alla comunità puteolana. Innanzitutto per noi cristiani il cimitero è un luogo santo e anzi bisognerebbe riscoprire il senso profondo di questo luogo, perché per noi anche il corpo delle persone è un valore, perché proprio la festa dei defunti per i credenti ricorda che un giorno risorgeremo non con questo corpo che diventa cenere con la cenere, terra con la terra, ma con un corpo glorioso. Qui anche il camposanto, lo chiamiamo anche così, il cimitero, è proprio un luogo di speranza per noi cristiani. Prima della santa messa di consacrazione, officiata dal vescovo Monsignor Gennaro Pascarella, il sindaco Vincenzo Figliolia ha detto di essere orgoglioso di aver contribuito a restituire ai fedeli questo luogo di preghiera ed ha ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per il raggiungimento del risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti. Dopo la messa, il sindaco e il vescovo hanno preso parte al consueto corteo del 2 novembre all'interno del cimitero per depositare corone e fiori nei luoghi di simbolo e sulle tombe di personaggi illustri o di cittadini scomparsi in tragiche circostanze.